La pace dei santi sia con voi. L'11 aprile la Chiesa celebra la memoria di San Stanislao, vescovo e martire. Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Succedette al vescovo Lamberto nel 1072. Intrepido sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell'uomo, difensore dei piccoli e dei poveri, subì il martirio sotto il re Boleslao II, canonizzato da Papa Innocenzo IV ad Assisi nel 1253, è patrono della Polonia. Le sue spoglie, custodite nella cattedrale di Cracovia, sono meta di pellegrinaggio attraverso i secoli. L'11 aprile la Chiesa celebra anche la memoria di Santa Gemma Galgani, vergine. Nata il 12 marzo 1878 a Bogonuovo di Camigliano, in provincia di Lucca, la mamma Aurelia muore nel settembre del 1886. Nel 1895 Gemma riceve l'ispirazione a seguire con impegno e decisione la via della croce. Gemma ha alcune visioni del suo angelo custode. L'11 novembre 1897 muore anche il padre di Gemma, Enrico. Ammalata, Gemma legge la biografia del passionista San Gabriele dell'Addolorata, che le appare e la conforta. Gemma, nel frattempo, matura una decisione e la sera dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, fa voto di verginità. Nonostante le terapie mediche, la malattia di Gemma, osteite delle vertebre lombari con ascesso agli inguini, si aggrava fino alla paralisi delle gambe, dalla quale però viene guarita miracolosamente. Le visioni di Gemma continuano e le viene data la grazia di condividere le sofferenze di Gesù Cristo. Nel maggio del 1902 Gemma si ammala nuovamente, si riprende ma ha una ricaduta in ottobre. Muore l'11 aprile 1903. A Santa Gemma Galgani è dedicata la chiesa dei padri passionisti a Carpesino d'Erba. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Gemma ed auguri a quanti l'11 aprile festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.